Oggi è l'ultimo giorno, poi si va in ferie! Questa è l'ultima puntata, poi andiamo in vacanza e non è detto che magari lo zoo non torni più. Oh. Sono venute anche le emorroidi, porca puttana. Vado una settimana con la mia fidanzata a Miami. Mangiare, caccare, trombare e prendere il sole. Bene, oggi va bene, domani ci andiamo in ferie. Non vedo l'ora, ce la faccio più. Oh, stai sempre dietro di me. E che stai a aspettare quando esco dalla toilette, dalla toilette? Batti! Non vedi che devo andare sopra, devo andare a lavorare, devo andare a fare la radio. La radio che facciamo noi, facciamo divertire un sacco di gente. Gente malata, logica, se erano gente sana, gente che capissero, non c'era niente un cazzo. Non venire dietro di me, guarda che ho mangiato fagioli ieri sera, sono cazzi tuoi. Vado 4 giorni a Barcellona, dal 1° maggio al 5, 4 giorni quasi pieni. Volevo andarmi una decina di giorni ai Caraibi come fa Paolo, però mi arriva la cucina in casa, la mia fidanzata lavora a Kiev per 3 giorni, per cui mi rimangono solo quelli. Vado a scoppiarmi a Barcellona a mangiare tapas, a guardare Gaudì. Scusa, hai visto Paolo Noise? Bella sta battuta! Paolo Noise a mezzogiorno e mezzo in radio! Che bello, bravo, questo è bello. Ma secondo te poi qua... Sapete che io passo le mie serate e le mie mattine a litigare con lui. Oh, ci vogliamo bene. Io gli voglio... Questa radio è piena di fenomeni, di belli, sì, belle persone, belle, bei sì, ragazzi, belle sì, ragazze. Sì. Non se ne risparmia mai una, oh. Ciao. Tutto a posto? Allora ti spiego, ieri pomeriggio ha abbandonato la telecamera in studio, fra i primi 2 montaggi abbiamo preso la telecamera e ce la siamo schiaffata in c***o. Hai trovato? Vuoi lavorare qua? Ciao Wender! Ciao Pippo! È finita, andiamo in vacanza! Sì, fuori dalle balle, ci scappiamo di tutto e di tutti! Ehi! Non avete capito un c***o, gli altri vanno in vacanza, voi restate qua a lavorare, merde! E l'uovo pieno di salmonella, la mucca pazza e i vegetali modificati con geni animali, la mozzarella con la diossina e il parmigiano che viene dalla Cina. Ma come? Un po' di aviaria nella gallina portano sempre più. Italiano, ricordati, sei quello che mangi. Siccome noi nei giorni precedenti ci siamo lamentati del fatto che tutti i giornali e i giornalisti e i telegiornali sì, hanno ovviamente evitato di parlare del V-Day, questa rivoluzione organizzata da Beppe Grillo una volta all'anno per sì, cercare di sistemare una serie di cose che sono ingiuste, certo, perché noi comuni mortali continuiamo a sovvenzionare i giornali, continuiamo a mantenere i partiti, le prostitute e anche noi comunisti mortali. Esatto. Cosa è successo oggi? Dei vari quotidiani sì, hanno sì parlato di Beppe Grillo, ma come? Scrivendo: Beppe Grillo, il blog lo fa ricco, reddito raddoppiato, ha guadagnato nel 2006 oltre 4 milioni di euro. No, Marco. Allora, la chiave sì, di lettura di quest'articolo è questa. Sì. Cioè, l'intenzione del giornalista era di dare questo messaggio. Sì. Beppe Grillo, il blog lo fa ricco, reddito raddoppiato, ha guadagnato nel 2006 oltre 4 milioni. Il blog è tra i più visitati al mondo. Da lì lancia le campagne come il V-Day,
con la casta dei giornalisti. 4 milioni di ma euro. Ma non è vero, Leo. Come no? 4 milioni di ingressi. Ah. Non di soldi, perché nessuno guadagna soldi col blog, soprattutto un blog come il suo. A un euro ingresso. Ma non è vero, è gratuito. Siete veramente delle anche se vi sta sui coglioni Grillo, andate sul suo sito, leggete cosa vuole fare il giorno del V-Day e capirete che anche se vi sta sui coglioni o vi è simpatico, le cose che lui vuol far firmare ai cittadini italiani sono molto importanti. Esatto, bravo. Per la libertà di parola, che è una cosa fondamentale, in Italia siamo all'85esimo posto, libertà di stampa, eccetera. Invece ricordiamo che oggi riparte il fallo tu, è venuta a trovarci un'ascoltatrice, che secondo me è l'amante di Pippo Palmieri. È una squilibrata, io l'ho vista, è una squilibrata depravata. Cosa ci fa quella bastarda di me? Ma no, Paolo! È tutta la mattina che gira ridendo. Cosa ha fatto questa stronza? Niente, ha assistito al lavoro dello zoo gridando nei corridoi. Ah, ma allora non sei venuto col cane? Pensavo avessi fatto belle Sebastiano. Noi ogni settimana invitiamo un ascoltatore o un'ascoltatrice a stare con noi tutto il giorno e a confermare che in realtà non facciamo un c***o. Vediamo sta bella notizia agli italiani. Già ieri l'abbiamo raccontato leggendolo su un quotidiano che scrive delle cose intelligenti. È strano che ce ne sia uno in Italia. Allora, praticamente stamattina è ufficiale, noi italiani abbiamo donato, abbiamo firmato una cambiale. Giuro, non è uno scherzo. È vero. Abbiamo firmato una cambiale di 300 milioni di euro all'Alitalia. Praticamente 5 euro a testa per ogni italiano. Allora, io ho pensato una cosa: siccome non tutti hanno la possibilità questa settimana che arriva di andare in vacanza, magari qualche ascoltatore ci dona i suoi 5 euro. Certo. Che ha pagato di tasca sua per mantenere questa compagnia aerea. Certo. Chiamiamo al volo l'Alitalia e gli chiediamo se ci regala un volo. Scusa. Vero? Stiamo mantenendo. Tanto non volo più. No, l'Alitalia è anche mia adesso. Ho capito. L'Italia è tua. Sono un socio di maggioranza. Oh, chiamala l'Italia in diretta, per favore. Mettiamo la sigla governo. Noi ti amiamo. Ah, dai, dai. La Mangia Mangia Corporation e la Passami la 100.000 Sottobanco Production presentano Governo ti amo. Governo ti amo. Buongiorno, salve. Sono tra i 59 milioni di proprietari dell'Alitalia. Sono un italiano anch'io, dello Zoo di 105. Buongiorno. Senta, visto che stamattina noi abbiamo firmato questa cambiale per l'Alitalia e vi abbiamo permesso di andare avanti, vi abbiamo regalato 300 milioni di euro, volevo sapere, da socio, posso volare gratis verso Miami la prossima settimana? Signore, non ovviamente non posso utilizzarla, io comunque non sono in grado di risponderle. Signore, aspetti, togli la molletta dal naso perché non capisco. Pronto? Sì? Sì, le spiego. Allora, siccome anch'io faccio parte di quegli italiani che nelle tasse ha dato 300 milioni di euro all'Alitalia, sono un socio, quindi vorrei usare la mia compagnia aerea per farmi un volo a Miami. Eventualmente può contattare il club 1000 miglia, vedo se possono aiutarla a quel numero. Sì. Ah, ok, va bene, grazie mille. Buona giornata. Sì, togli la malletta, non si capisce un cazzo. Sì. Stati gentili, dai, forse ce la facciamo. No, ho capito perché era così. Perché in Italia adesso si sente odore di merda. Allora siamo nella sua campagna. Attenzione, c'è un uomo che può svelarci altri grandi segreti su questo paese. Jerry Romano dalla strada, andiamo! Amici dello Zoo di 105, bentornati a questa edizione flash di Studio Chiuso, il radiogiornale più amato dagli allevatori di struzzi, dalle portinaie in menopausa e dai produttori di formaggi che puzzano di piedi. Mi trovo a Phoenix, in Arizona, per seguire da vicino il più grande avvistamento di UFO della storia dell'umanità, dopo quello verificatosi l'anno scorso a Ischia e rivelatosi poi semplicemente Giuliano Ferrara che faceva il bagno al largo con la cuffia da piscina e spalmato di crema solare. Nella notte, infatti, la popolazione locale ha potuto vedere distintamente nel cielo quattro misteriosi punti rossi muoversi rapidamente nell'aereo, formando figure geometriche, motivi astratti e anche l'insegna da porchi, bisteccone e donne nude a nastro. Secondo gli esperti della NASA potrebbe trattarsi di un'invasione aliena su larga scala, mentre la stampa locale propende decisamente per l'ipotesi di quattro paracadutisti nudi con l'ano molto infiammato dal chili piccante tipico di questa zona. Ma vediamo brevemente le notizie del giorno prima che quel signore verde con 19 occhi mi termini a colpi
di Faser. Scrittori per fama. Dopo Lori del Santo e Antonella Clerici, anche Simona Ventura pubblica un libro intitolato Crederci sempre, arrendersi mai. Certo. Sono sempre di più, infatti, i personaggi dello spettacolo che sfruttano la propria fama per fare i soldi con l'editoria, come Asia Argento col libro I Love You Kirk, sì, Francesco Totti e le sue barzellette e Kate Moss con I miei primi 40 grammi. Marijuana, lecito coltivarla in casa. Beh, questa consente di coltivare appunto l'ultima delibera della Corte di Cassazione che permette di coltivare canapa per uso domestico. Sì. La decisione arriva dopo il caso di un agricoltore sorpreso con 45 kg di erba in garage. Minchia. Secondo gli avvocati gli servivano per fabbricare espadrillas. Cicciolina, seconda giovinezza in Argentina. Ma va? L'ex pornostar spopola in TV grazie alla versione sudamericana di Ballando sotto le stelle, sì, che arriva sul piccolo schermo subito dopo l'ultimo film dell'attrice ungherese intitolato Ciucciando sotto le stalle. No! Per il momento è tutto, visto che in cielo non c'è traccia di dischi volanti, punterò, sì, il mio canottiale verso quel condominio in cerca di qualche zozzona che si spoglia. Buone vacanze! Grazie, ciao. Jerry, ci mancherai tanto! Anche voi. Il leone pensiero. Out! Una miseria, 10 milioni, 15 milioni di persone vanno a fare le ferie. Dove cazzo vanno? Ma dove riprendere questi soldi? 800 euro, 1000 euro al mese, ma col cazzo! Voi non guadagnate quei soldi perché non potete partire, fare 10 giorni di ferie. Mondo, il 25 aprile, madonna, che è arrivata la pace in tutto il mondo. Finisce la guerra, finisce, non so, la quadriglia. Ma dove cazzo? Io divento pazzo. Dove vanno? Si vanno a ammazzare di qua, di là. L'unica persona che non andrà in giro è Mazzoli, perché Mazzoli non spende una lira. Mazzoli tutti i soldi li mette lì. Vuol comperarsi Milano, Roma, fra 10 anni è proprietario lui. E riesce, se tu vai a prendere una brioche, un caffè, lui te la ruba e se la frega lui, a costo di non pagare. Out! Ai 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 ragazzi, chissà che cosa mi aspetta oggi. Ho un teone incredibile. Ma dov'è? Ciao Leone. Ciao amore. Pensa che io e Guadalina siamo innamorati da 30 anni. Io sono una vecchia ribambito, però con immensa felicità amo questa bellissima ragazza che non te lo puoi immaginare. Facciamo le corna a quel cornuto che avevi prima tu. Milo, bravo. Milo, ricordati che io c'ho l'osso sacro che assiste alla messa in c***o meglio di te, che con Gwendalyn faremo tanto lingua a lingua. Aiutatemi! Come stai tu? Stai bene? Quando diventi uomo? Sai, perché io ho una cosa grossa e posso tagliare, faccio metà a te e metà a me. Oh Gesù, aiutatemi. Non puoi fare come Gue. Aiuto! Ciao amore, ci amiamo alla follia, ci sposiamo alla fine del mese e andate a fare in c***o tutti quanti. Ma ragazzi, alla nostra sinistra, anzi alla mia, alla tua destra, sì, però per la televisione è il contrario, è arrivata la nostra falla tu. Sì. Un enorme paio di tette con attaccato un essere umano. No. Evelina, buongiorno! Brava Evelina, su Samu Belin! Senti, Evelina, tu hai passato la mattinata con lo Zoe. Vieni qua, non aver paura. Okay. Dai, l'hai già c***o a Paolo e a Pippo. No! Oh, che cazzo guardi? Niente, scusa. Senti, com'è andata la tua esperienza con lo zoo? Ragazzi, non fanno niente! Evelyn, tu che cosa hai preparato per questa puntata? Perché ricordiamo che lo scopo di questo fallo tu è quello di aiutare gli ascoltatori a realizzare qualcosa. Esatto. Tu hai fatto? Una p***a Pippo, bravissimo! No! E com'è stata Pippo? Ma non è vero, una mia amica, bravo, lei fa Pippo! Che cosa ti ha spinto, a parte l'evidente lussuria, a partecipare allo Zoe 105? Volevo stare un po' con voi. Ma no, di la verità, è perché oggi abbiamo uno spitona e allora ovvio, non vedevi ovvio, l'ora. Senti, ragazzi, Evelyn, ma come tutto. Si vive con 3 chili di tette? Cioè, la tua vita normale o ti senti diversamente abile? Normalissima. Ecco, hai la scogliosi per questo motivo? Neanche. Ecco, bene, Evelina, fai i tuoi saluti e levati dai c***oni che c'è un programma da portare avanti. Ritorna in regia, stai con noi. Bene, ragazzi, sono contento di annunciare che tra poco, per questo nuovo spazio dello Zoe 105 iniziato qualche mese fa, lo spazio degli inutili, tra poco avremo un ennesimo ospite inutile, Gwendalina dal Grande Fratello dell'anno scorso. No, neanche di quest'anno. Al cane coi jeans col buco del c***o fuori. Ma non posso vedere se c'è. Vabbè, deve fare anche i suoi bisognini. Poverina. Amore, che ti dice questa strega? Tenete lontano da me quel topo. Perché? Perché mi fa impressione, scarafone, maledetto, non capisco neanche cos'è. E quello? E questo non fa parte, questo è una cosa a sé.
niente. Questo è il mio portachiavi nuovo, 1500, non costa molto. Tenetelo lontano da me. Prima mi guardava con occhi famelici. Ma lavoro allora, se state lavorando. Grazie, direttore. Salve, direttore. Non è molto chiaro. Scemo di merda, ci sono, però gli ho detto che se lo... Ma è dedicato a chi lo legge, non a chi lo indossa. Oh, my God! Oh, no! Guarda, lo si fa Paolo Noyes, quando mi ha sfidato con il cinepino occhietto. Tu conduci una vita stranissima. Sì. Cioè, lo sai. Sì. Sai. Eccolo. Cioè, per tu devi ciucciare qualcosa. Se me lo dicevi ci organizzava. Non sto scherzando. Vieni, Pash. Allora, io vorrei fare una richiesta ufficiale e formale a questa emittente. Ma la vuoi finire? Ma... Levatemi dai piedi questo topo vestito. Ma... Io non faccio la trasmissione. Ma non l'hai riconosciuto, è Mickey Mouse. Dai poverino, cagnolino, qua. Dai, mettilo qua sul tavolo, dai. No, non riesco a parlare, Marco. Dai, ascolta, non rompi i coglioni. Non so se si merita la sigla dell'ospite del giorno, guarda, ce l'hai proprio alle spalle. No, vieni qua, guardi qua. Guardalo. Eccolo qui. No, che bello. Siamo pronti? Sigla! Solo quelli con grande personalità e forte carattere. Forte carattere. Possono sottoporsi alle menti malate dello Zodi 105. Vi presentiamo l'ospite del giorno. Guendalina dal GF7, giusto? Sì, sì. 6, 3, 2, 1, vieni dentro! Madonna mia. Bellissima, bellissima. Per continuare questa lunga serie di interviste inutili, eccola qua, Guendalina. Buongiorno a tutti, belli e brutti. Sai che con un morso potrei staccargli il collo? Paolo, sei così romantica e dolce col cagnolino in mano. Sì, è femminile. Ma come fai a vestire così un povero cane? Guarda, è umiliato. Ma non è vero. È umiliato, coi jeans col buco dietro per cacare. Si veste già meglio di Malgioglio. Ma lei fa sesso con questo cagnolino? No, no, fa sesso con un altro cane della televisione, Daniele Interrante. Ah, sotterraneo, ma... Ragazzi, per favore, rispetto per il mio fidanzato. Non parlo più. Avvicinati al microfono, che è questa cosa cilindrica. Ok, ecco. Perfetto. Oh. Sì. Porca miseria, quante plastiche che hai fatto. No. Non è vero. Da vicino si vedono tutte. Non sei una donna, sei un Lego. Ragazzi, 26 anni ancora non mi sono ritoccata. Chissà, magari in un futuro. Stai zitta, Alba Parietti. Ascolta, cazzara. Prendi sto topo. Dammi. No, dalle mano a Fabio che è innamorato. No! Tieni, no, Fabio. No! Tieni, Leone. Oh, no. Madonna. Due cani insieme. Piano, Leo, che si sta. Scusa, Leo, è sembrato una matriosca. È bello. Senti, Gwenda. No, Gwendalina, allora c'è una cosa da dire. Lei è molto simpatica, fuori dalla vita, se possiamo chiamarla, del mondo dello spettacolo. E anche delle belle tette, questo bisogna dirlo, sì. Eh? Ma innanzitutto partiamo dalla scheda classica. Sì. Allora, nome Gwendalina. Cognome? Canessa. Età? 26 anni alla naga. Ah! Bella questa è bella. Sei brava. Morte. Età prima del lifting. Dunque, prima del lifting. Vabbè, dai, ragazzi, ho 45 anni. Oh. È vero che la prima volta che hai votato per il Senato è stato eletto De Gasperi? Ci vuoi parlare della tua carriera? Per esempio, che gavetta hai fatto per poterti ritenere una professionista? Allora, ho 26 anni, quindi in questo piccolo percorso ho fatto l'università della moda in Toscana, sì. Ufficio stile di un'azienda di abbigliamento di cashmere. Tua? Mia, sì. Ecco. E poi ufficio stampa, dopodiché Grande Fratello. Bene, perfetto. Quanto hai pagato per partecipare al Grande Fratello? Sii sincera, dai, lo sappiamo. 0 centesimi. Non ci credo. E te lo giuro. Chi conoscevi allora? Nessuno, non avevo neanche un agente. Oh, ragazzi, è fortuna, mi è andata bene, sono piaciuta, mi hanno portato avanti. Ecco. Ammazza che caratteri che ci avete. È vero che dopo Milo hai cercato di farti anche Shiro, Goldrake, Holly e Benji? Ragazzi, ma chi ve l'ha detto? Mamma mia, ma avete scoperto? Ma chi siete? È vero che il tuo migliore amico è gay? Sì. Lo hai rubato la Tatangelo? Ah. Vero... Dai, Anna! No, è vero che sei una delle donne più ricche d'Italia? Ma ragazzi, dai. La tua famiglia è molto ricca. La mia famiglia sta molto bene. Molto bene. Sta molto bene. Molto bene. Sì. È vero che possiedi una barca di 35 metri? No, a vela? 30. Orca. Scusami. Allora, Guendalina, per conoscerci un po' meglio è necessario sondare la tua interiorità, ammesso che tu ne abbia una. E per farlo, giustamente, Paolo Noyes ha preparato un test apposta per l'occasione. Allora, dai, partiamo con l'infame! L'infame. Perché fai ancora ospitate nei network nonostante non conti più un c***o?
cazzo! Ma questo lo dite voi, sfigati! Brava! Hai guadagnato molto dal Grande Fratello? Più o meno. È una vergogna! Comunque ho speso tutto! Adesso dici in che modo combatti la tua stupidità! Non fa parte di me, grazie. Da 1 a 10, quanto ti piace? Tanto. 20. Cosa spinge una persona sana di mente a cercare notorietà facendosi chiudere in casa con una fila di imbecilli? Ma forse la fama, il successo, il denaro. Dedica un insulto a chi vuoi tu, tranne il qui presente. Ecco. Manda a fanculo qualcuno, dai, vai. Ragazzi, andate tutti a c***are. E attenzione. Io vorrei fargli appunto questa cosa dell'associazione. Sì. Perché è emerso da questo test che gli ho appena fatto che c'è qualcosa di strano. Ti sta leccando un orecchio, lo sai, Paolo. Schifo per lei. Cioè, io adesso ti dico una parola, tu devi rispondere con la prima parola che ti viene in mente. Posso dirti una cosa? Ti sei tolto i punti neri. Scusa? Ti sei levato i punti neri. Ma che momento è? Non lo so, sta guardando. Sono Candy Crush. Scusa, è tuo marito, cosa vuoi? Togliti la maschera, sei Linus. Sai, ci siamo sposati io e lui l'altro giorno. Vi ho visto. Amore. Delicatissimi. Bello. Lei è molto simpatica. Non è colpa sua, cioè non è colpa di chi va al Grande Fratello, chi nasce figlio di produttori di cashmere. Certo. La colpa è di chi guarda il Grande Fratello, chi guarda Buona Domenica. Minchia, 585.000 sms. Di insulti. Insulti. Aiuto! Ma facciamo una cosa, mettiamo un disco, li leggiamo insieme e dopo concludiamo in bellezza, ok? Va bene. Dai, lancialo tu, siete nello Zoo di 105, sono Gwendalina, non serva un cazzo, via, vai. Siete nello Zoo di 105, io sono Gwendalina e io valgo. Pollice! Brava, Gwenda, brava. Brava. Ma non è facile. Che merda, ragazzi, non è facile. Ovviamente si scherza. Beh, vieni qua, Leone. Amore. Grazie. Mamma mia. Ho fatto quell'isola di merda. Vabbè, però bella esperienza. Poi hai perso anche qualche chilo. Bisogna sempre trovare il lato positivo in ogni cosa. Anch'io l'ho trovato. Anche nel 503 di là. Mangiate voi, dormite, vi fate un sacco di cose. È diverso di là. Oh. Stiamo calmi, per 3 mesi ho avuto problemini un po' tecnici. Ma sembra in una casa bella. Cioè, avevo le lenzuola, avevo la... Io però un mese in una discarica, insomma, a gennaio, tra la... merda, non è che sia il massimo, però capisco Luca, che anche voi, insomma, almeno noi mangiavamo. Tu hai visto a casa sua? Ok, Marco. Ma povero cane. Sai che è vestito uguale a te una festa che ti ho visto? Ma fai a proprio voi parlate di Luca che siete vestiti da cani. Senti, Gwenda, comunque sei stata brava, hai sopportato 3 stronzi e un vecchio bastardo, quindi brava, complimenti. Vuoi ringraziare qualcuno, mandare a cagare qualcuno, vuoi dire qualcosa, lasciare un messaggio agli italiani? No, vai, allora, Gwenda. Io davanti ho il monitor, il computer con tutti i messaggini molto carini che mi mandano. Sì. Grazie per essermi così vicini, grazie per volermi così bene, stronzi. Ecco, volevamo farti anche una domanda di rito, progetti per il futuro, ma sì? Troppo. Posso dirvi? Sì, sì. Se volete, se avete bisogno, verrò anche da voi. Sì. Io sarò personal shopper. Cioè? Sei avanti. Con lei che decide, che aiuta il VIP piuttosto che l'amica. Sì. A vestirsi. Con i miei soldi devi decidere tra sigarette e dupo. Nel frattempo, Paolo Nois ti sta limonando il cane. Paolo, non puoi, Paolo. Paolo. No. Sta limonando il cane, amore. E lei è molto affettuosa. Purtroppo si fida delle persone sbagliate. Grazie, Gwendalina. Fuori dai coglioni. Grazie anche ciao. Voi. Ciao. Ciao a tutti. A lunedì prossimo, forse. Ciao. Viva Comedy Central. Ci senti? Only for you. Dai, bambini, basta, bambini. Io riesco a fare tutto in 2 minuti. Durante la prossima pausa pubblicitaria mi metto qua, sì. E lo faccio in 2 minuti, ok? Lo faccio mischiare dal mio amico Luca Alba e poi lo faccio. Promesso. Tipo di Rubik. Di Rukik. Rukik. Adesso lo rimetterà a posto, eh? Poso sulle mani di palmieri. Cercherò in un paio di minuti, abbiate un po' di pazienza, ok? Vado. Un minuto.
pizza, ha detto che entro due minuti, se non ce la facciamo prima la pizza a tutti quelli di Comedy Central. Ho sbagliato. Fermo? Minuto 34. Sei un buffone, è un buffone. E allora gli diamo un'altra possibilità qui su Comedy Central. E chi cambia canale è un cubo di Rubik.